Il benessere digitale e la sua diffusione, qualcosa che diviene possibile tramite l'utilizzo equilibrato dei social network. Questo è il tema dell'incontro che nel quartiere Trastevere ha messo di fronte studenti e persone qualificate che da anni studiano il rapporto tra i giovani e le nuove tecnologie. Internet per i ragazzi è soprattutto un nuovo modo di pensare e di comunicare, per cui all'interno del progetto Volley in Team Cup parleremo proprio di questo, di tutto ciò che la rete può offrire, sottolineando anche là dove ci sono dei rischi. Un evento prezioso è dedicato ad una questione di strettissima attualità, un confronto organizzato da Volley Team Cup, iniziativa promossa da Team Lega Pallavolo Serie A Femminile e Centro Sportivo Italiano, il cui obiettivo è quello di avvicinare il mondo pallavolistico a quello delle giovani giocatrici. Siamo in oltre 11 regioni in Italia, quindi un torneo importante che è in realtà occasione di incontro tra i giovani in erba, i giovani che si accingono, le giovani in particolar modo che si accingono alla pallavolo e le grandi campionesse della Serie A1 e A2. La Volley Team Cup è un'occasione di incontro ai giovani e quindi anche la possibilità di parlare ai giovani. Uno degli argomenti che abbiamo deciso, su cui abbiamo deciso di focalizzarci, che abbiamo deciso di considerare quest'anno, è appunto il benessere digitale. Il benessere digitale è l'approccio più corretto alla rete. I ragazzi trascorrono il loro tempo normalmente in rete, su un iPad o un telefonino, un cellulare, e riteniamo che sia opportuno parlar loro per far capire che c'è una vita online e una vita, come dire, offline. A rafforzare il messaggio la presenza di due atlete dell'Omnia Cisterna, club di Serie A2 di Latina. Tutto lo sport può fungere da ponte, perché tutto lo sport ha a che fare con il movimento fisico e pensate che i segni precoci del ritiro sociale sono proprio questo, un disinvestimento dal corpo, dal movimento fisico e quindi anche dallo sport.